Proseguiamo. Seguente punto. Fischer C5. Ma chi appartenente all'intervallo? Mi occupo T4 appartenente a R4. E un po'. Grazie, C5 è una curva regolare. C5 è di classe C1 nell'intervallo meno 1, 1. Sì. T occupa una funzione classe C1 e T quadro una funzione classe C1. Calcoliamoci la derivata. Dt è uguale a 3t quadro 2t. Allora, si annulla mai questa derivata? Perché è uguale a 0? Questo è uguale a vettore 1, t è uguale a 0. Ma t, noi abbiamo una definizione di curva regolare. L'unico caso in cui potrebbe essere la derivata uguale a 0 era se t era uguale ad a oppure t uguale a b, perché abbiamo la definizione, abbiamo imposto la derivata di phi primo di t diverso da 0 per ogni t appartenente all'intervallo a b aperto. Ma in questo caso t è il punto 0 interno ad a b, quindi questa curva non è regolare. Non è una curva regolare. Proviamo a disegnare il sostegno di questa curva. Che è il sostegno di questa curva? Che è il sostegno di una curva in generale? Ecco. T5 di T e T appartiene. Questo è il sostegno di una curva. T5 di T con T appartenente all'intervallo meno 1 C5. C5 appartenente a meno 1 1. Questo è l'altro. Sì, delle punte ti ho cubo T4, quale che T appartiene a meno 1 1. Questo è il sostegno della cubo, d'accordo? Suoniamo, facciamo sostituzione. T al cubo uguale a x. In questo caso, quindi viene T radice cubica di X e quindi T qua è uguale a radice cubica di X quadro. D'accordo? Quindi questi insieme lo posso riscrivere così. T T al cubo della posto uguale a x. T quadro viene la radice cubica di x quadro. Adesso quando t varia tra meno 1 e 1, x varia tra meno 1 e 1, perché la funzione t al cubo è una funzione strettamente crescente ed è surrettiva, è definita in R, è surrettiva su R. Strettamente crescente, il punto meno 1 vale meno 1, il punto 1 vale 1, quindi mi trasformo l'intervallo meno 1, 1 l'intervallo meno 1, 1, in tale che x appartiene all'intervallo meno 1, 1. D'accordo? Ma cos'è questo insieme, ragazzi? Non è altro che, per definizione, il grafico della funzione radice cubica di x quadro con x appartenente a meno 1, per definizione di grafico. Questo insieme è il grafico della funzione che ha x appartenente a meno 1,
associa radice cubica di x quadrato. Per definizione di grafica, il grafico di una funzione f chi è? Se la funzione f definita un intervallo in un sottoinsieme di r a valori in r, chi è il grafico di f? Insieme coppie x f di x con x appartenente all'insieme di x. Quindi, se vogliamo disegnare il sostegno di questa curva, basta disegnare il grafico di questa funzione. Questa è la funzione del mondo, questa è una funzione pari, quindi basta studiare per x maggiore di 0, questa è fatta da prima e maggiore di 0, l'altra è negativa, questo è il grafico tra meno 1 e 1, per simmetria rispetto all'asse y. Questo è il grafico di questa funzione. Quindi questo è il sostegno, questo insieme è il sostegno della vostra curva. Cosa vuol dire? Se io posso suddividere l'intervallo AB in un numero finito di sottointervalli tale che la restrizione della φ a ognuno di questi sottointervalli è una curva regolare. Per esempio, guardiamo la curva precedente. La curva precedente non è regolare. Dove se non è regolare? Perché la derivata in zero si annulla. Però la curva C5 è regolare a tratti. Infatti, se vi fate C5, rispetto all'intervallo, suddividete l'intervallo meno 1, 1 in due sottointervalli. L'intervallo meno 1, 0, l'intervallo 0, 1. C5 che a T appartenente a primo 1, 0, associa a T di 4, la restrizione di C5 all'intervallo 0, 1, a T appartenente a 0, 1, associa a T.
di un cubo di qua. Queste due curve sono regolari. Perché? Le A una prima. È di classe C1, sì. La derivata, ma quando c'è la derivata deve appare prima la derivata. Dove si acchiera la derivata? È 3t quadro 2t. D'accordo? Dove si annulla questa derivata? T uguale a 0. Ma adesso 0 non è più un punto interno all'intervallo a B. Sì, no, perché stiamo a definire su meno 1, 0. E 0 non è un punto interno all'intervallo per 1, 0. È sulla frontiera. D'accordo? Nella definizione di curva regolare, la derivata deve essere diversa da 0 per ogni t appartenente all'intervallo AB aperto. Quindi cosa succede in AB non ce ne importa. D'accordo? La derivata di questa funzione si annulla nel punto che non gli interessa esistere. Non guardiamo se succede punto meno 1 che 0. Quindi questa è una curva regolare. Idem questa è una curva regolare. Quindi cosa ho fatto io? Ho suddiviso l'intervallo 0,1 in due sottointervalli, l'intervallo meno 1, 0 e l'intervallo 0,1. E la restrizione della φ a ognuno di questi due sottointervalli è una curva regolare. Quindi la curva C5 è una curva regolare a tratti. D'accordo? Posso cancellare? La lunghezza di una curva sia T appartenente ad AB associa quindi T appartenente ad R alla N è una curva, cioè phi in applicazione continua. Poi sia D una decomposizione di AB, cioè D è uguale, è costituito da un numero fino di punti T0 T1, A è uguale a T0 minore di più di minore di K è uguale. Allora, questa è la nostra curva in R4 e questo è il nostro intervallo AB. Avete considerato la decomposizione di AB, cioè scelto un numero finito di punti T0, T1, T2 e TK, strettamente T0 minore di T2, T1 minore di T2 e così via di seguito, con T0 uguale ad A e TK uguale a B.
uguale a B. A questi punti corrispondono i punti sul sostegno. A fi con 0 corrisponderà al punto fi t con 0 fi di A. A fi con 1 corrisponderà il punto fi con 1, a fi con 2 il punto. A B il punto F, a primo dato il punto F di B. Questi punti sono sostegno. Indichiamo sia PD la poligonale di vertici consecutivi fi di t0 fi di t1 fi di t da la stessa cosa, questa è meglio t0, questa cosa, quindi consideriamo la poligonale di R alla N i vertici consecutivi fi di 0, fi di t1, fi di tk. Che cosa è questa poligonale? È l'unione dei segmenti, il primo segmento di estremi fi di t0, fi di t1, secondo segmento, segmento di estremi fi di t1, fi di t0, poi il terzo segmento di estremi fi di t2, fi di t3, e così fino ad arrivare a fi di t k. D'accordo? Che è la lunghezza di questa poligonale? Allora, che cos'è la lunghezza di un segmento? Come si definisce la lunghezza di un segmento? Se un segmento è cosa, qual è la sua lunghezza? La distanza tra i suoi estremi, quindi la norma della differenza degli estremi. Che cosa, come si definisce la lunghezza di una poligonale? La somma delle lunghezze dei vari segmenti. Quindi la lunghezza di PD è uguale a somma ancora qui che uguale a 1 e K della norma di Fi di Fi con I meno Fi di Fi con I. Dove questa è la norma in R alla N, la classica norma in R alla N, d'accordo? Come fate? Se vedete questo in compagno potete fare la radice quadrata della somma dei quadrati delle costanti. Quindi questa è la lunghezza di questa poligonale. Allora, definizione. La lunghezza della curva Fi è definita da L di Fi uguale l'estremo superiore delle lunghezze delle poligonali PD al variare di D tra tutte le composizioni dell'intervallo a D. Come definisco questa lunghezza? Io la lunghezza di una curva dobbiamo definirla noi, dobbiamo dare una definizione di lunghezza di una curva. Noi sappiamo dare, sappiamo definire la lunghezza di un segmento. Di conseguenza sappiamo definire la lunghezza
possiamo definire, facile definire la lunghezza di una poligonale. Però come definiamo la lunghezza di una curva? Mi prendo questa poligonale costruita in questo modo, mi calcolo la lunghezza di questa poligonale e poi mi calcolo l'estremo superiore delle lunghezze di tutte le poligonali costruite in questo modo. D'accordo? E questa la chiamo lunghezza della curva. La curva phi si dice verificabile se L di phi è minore. Ragazzi, l'estremo superiore ha sempre senso. Questo estremo superiore è o un numero maggiore o uguale a 0 o può essere più infinito. Se questo insieme non è limitato superiormente, questo estremo superiore è più infinito. Quindi esiste sempre questo estremo superiore. O un numero maggiore o uguale a 0 o più infinito. Quando questo estremo superiore è diverso da più infinito, si dice che la curva è rettificabile. Questa è la lunghezza di una curva. Dopo vedremo che con questa definizione ritroviamo la lunghezza di una circonferenza, quella che noi conosciamo, la lunghezza di un segmento. Questa ciò ci dà la lunghezza classica di un segmento. Ma prima di fare questo, devo vedere come calcolare effettivamente la lunghezza di una curva. Questa definizione può essere bella, forse, non so, ma certamente non è operativa. Se io vi chiedessi, vi do una curva, calcolate la lunghezza usando questa definizione, probabilmente né voi né io riusciremo a calcolare la lunghezza della curva. Dobbiamo vedere, dobbiamo fare due cose: individuare una classe di curve che ha una lunghezza finita, prima cosa, e poi un modo facile, relativamente facile, per calcolare la lunghezza. La stessa cosa di integrale, ragazzi, quando voi andate a definire l'integrale da una definizione abbastanza complicate, sono superiori, sono inferiori, su, pi, d'accordo? Ma per calcolare l'interferenza, avere una funzione integrabile, non usate mica questa definizione. Voi avete individuato delle classi di funzioni integrali, per esempio le funzioni continue sono integrali, l'avete visto. Come si calcola l'integrale una funzione continua? Mica fate il sup, lì, tutto quelle cose. Appena il teorema fondamentale è il calcolo integrale, d'accordo? È finito là. Vediamo se c'è un teorema equivalente per la lunghezza delle curve. Che le componenti siano derivabili con derivate continue. Allora, phi è rettificabile, cioè phi a lunghezza finita, e L di phi è uguale integrale tra A e B della norma di phi primo di t in D. Allora ragazzi, questo teorema cosa fa? Individua una classe di funzioni rettificabili che hanno lunghezza finita. Ogni volta che voi avete una curva di classe C1 potete dire questa curva ha lunghezza infinita, d'accordo? La stessa cosa, voi trovate la funzione continua su intervallo chiuso limitato di questa funzione integrabile. Come si calcola la lunghezza? La fai entrare tra i B della norma della derivata prima. Abbiamo calcolato prima le norme, abbiamo fatto gli esempi. Questa funzione, ragazzi, phi è di classe C1, quindi vuol dire che phi primo è la funzione continua. La norma è una funzione continua, quindi tutto questo, la composizione è una funzione continua. E quindi è integrabile con un valore chiuso a B.
ma quale vuol significare? Se uno è capace di calcolare. Per questo è un metodo abbastanza semplice, ma non elementare, perché in generale, come voi sapete, non è facile calcolare gli integrali. Voi sapete calcolare gli integrali di una classe, una minima classe di funzioni. Nessuno è in grado di calcolare questa integrale e conosce la lunghezza della curva. Facciamo un esempio. Per calcolare la lunghezza della prima curva C1. È una curva di classe C1, C1, perché questo è questa classe C1, quindi è rettificabile. Grazie, che sia regolare o non ci interessa, questo non interessa, per il calcolo della lunghezza curva non interessa la regolarità. Come si calcola la lunghezza? Fa l'integrale tra 0 e 2 pi greco della norma ma quanto vale la norma di psi 1 prima di te che ha fatto prima? È 1, perché vedrebbe se inquadro la radice di sempre più sentato più 1, quindi l'integrale tra 0 e 2 pi greco abbiamo così ritrovato che la lunghezza della circonferenza centro origine era raggio 1 e 2 pi greco. Questo ci consola, mira che la definizione, questa definizione di lunghezza della curva ci dà la definizione che ci dà la lunghezza delle curve elementari che già conosciamo. R di C2 di classe C1, sì, quindi è rettificabile. Chi è la sua lunghezza? L'integrale tra 0 e 4 pi greco della norma di C2 primo quindi è T. Quanto è la norma di C2 primo? Sempre 1. Quindi è uguale l'integrale tra 0 e 2 pi greco di 1 quindi è T, che è uguale a 4 pi greco. Infatti nel secondo caso la persona sta percorrendo due volte la curva, la circonferenza. Terzo caso, C3 è di classe C1, C3 sì, è di classe C1. Che è la lunghezza? C3 è integrale tra 0 e 2 pi greco della norma di C3 primo di t in dt, che ho l'integrale tra 0 e 2 pi greco. Quanto è la norma della radice di c al quadrato più radice di a quadro più pi greco? Che è uguale a 2 pi greco radice di a quadro più. Ragazzi, avete ritrovato che nel caso in cui b è uguale a 0, la radice al quadrato mi ha preso a positivo e a, e 2 pi greco uguale, tanto la lunghezza è circonferenza. Infatti, nel caso in cui b è uguale a 0, scusate, il nostro sostegno è la circonferenza centro origine raggio 1, percorso una sola volta. L di psi 4 tra 0 e 2 pi greco, chi è la norma di psi 4 primo di t? La norma di x meno y. Che è uguale, ma scusa, tra 0 e 1, scusate, grazie. Correggimi, ma tra 0 e 1. No, il secondo di psi 2. Divide l'integrazionale, deve essere 0 e 2 pi greco, invece 0 e 4. 4, grazie. Grazie a 0 e 1 è la norma di x meno y, quindi t non è altro che la norma di x meno y. Quindi
nel caso del segmento, questa definizione ci dà la lunghezza classica. Ragazzi, voglio fare un esempio di una curva che non è rettificabile, che ha lunghezza infinita. Sembra strano immaginare una persona che in un tempo finito percorre una strada infinita. T uguale a 0, meno 1 alla H, 1 più 2 H per T meno 2, se T appartiene all'intervallo 1 fratto H più 1, 1 su H con H appartiene. Però è un po' complicata questa curva, cerchiamo adesso di disegnare il sostegno. Chi è la prima componente? La prima componente è t della curva. La seconda componente è una funzione che il punto 0 vale 0. Poi mettete l'intervallo 1 su h più 1, 1 su h. L'espressione su questo intervallo è meno 1 alla h, 1 più 2 h per t meno 1. D'accordo? Allora, abbiamo disegnato, la prima cosa, prima di vedere questa curva ha lunghezza infinita, proviamo a disegnare il sostegno. Chi è il sostegno di questa curva? È l'insieme. Quindi qui dalle t si appartiene all'intervallo 0, 1. D'accordo? Poi altro, l'insieme t più 2 di t tale che t appartiene all'intervallo 0 t. D'accordo? Perché la prima componente chi è? Fi 1 per t. Quindi, ma questa è cos'è, ragazzi? Non è altro che il grafico della funzione fi con 2. Insieme è questo insieme, il grafico di fi con 2. Quindi dobbiamo, per disegnare il sostegno di questa funzione, basta disegnare il grafico della funzione. T
comunque questa retta y la sigla y sono quale t e questa è la retta y sono uguale cavolo allora quanto vale ragazzi la funzione phi 2 punto 0 phi 2 punto 0 vale 0 quindi questo è un punto del grafico della funzione sono io meno x sono meno t eh? Y sono vale meno t allora andiamoci a vedere qua disegna il grafico di Φ con 2. Il grafico di Φ con 2 dipende dall'intervallo di 0, 1 e si trova T. Dipende dall'intervallo 1 su H più 1 su H, con H appartenente ad N. Primo caso prendiamo H uguale a 1. Se H è uguale a 1, sale dall'intervallo 1 mezzo 1. Quindi andiamo a disegnare Φ1, qui sta 1 mezzo. In 1 mezzo 1, chi è l'espressione di Φ con 2? Phi con 2 di t è uguale a meno 1 alla 1 poi ci sta 1 più 2 per h uguale a 1 quindi 3 3t meno 2 d'accordo? È uguale a 1 mezzo 1 non è meno che t sì scusate meno c'è meno radio e io ho t d'accordo allora questa funzione la funzione quando vale il punto 1 3 meno 2 1 meno 1 quindi nel punto 1 vale meno 1 e sta su questa rete d'accordo? Il grafico passa per questo punto coordinate 1, meno 1 trovate? Nel punto mezzo quanto va? Vieni meno mezzo meno 2 è uguale a meno 1 mezzo sono un segno meno vale più un mezzo fi di un mezzo vale più un mezzo ritrovate? Quindi si passa per questo punto ma questa è la funzione affine lineare, noi vediamo la funzione lineare e quindi il grafico è un segmento e quindi il segmento che unisce questo punto poi andiamo a vedere cosa succede nell'intervallo abbiamo preso H uguale a 1 prendiamo H uguale a 2 per H uguale a 2 sarà l'intervallo un terzo o un mezzo un terzo o un mezzo allora Φ2 in un terzo o un mezzo io prendo l'H uguale 2 quindi l'H uguale 2 questo viene meno 1 al quadrato fa 1 2 2 4 5 5 t meno 2 trovate? Questo bene 4 e 1 è 5 5 t meno 2 questa è l'equazione in un terzo un mezzo vediamo quanto vale Φ un mezzo, viene 5 mezzi meno 2 che è uguale a un mezzo. D'accordo? Fi di un mezzo, fi 2 scusate, di un mezzo uguale a un mezzo. D'accordo? Mi fido. Eh? Mi fido. No, non devi fidare. Ti fido. Sì. Eh? Sì, sì.
stavo praticando su un zoom. Qualcosa è chiaro? No, no, no. Allora, il punto un mezzo state qui, ragazzi. D'accordo? Calcoliamoci phi 2. Di un terzo. Phi 2 di un terzo viene a 5 terzi meno 2 è uguale a meno un terzo. Quindi vi trovate in questo punto. D'accordo? Siccome questa è una funzione lineare, il suo grafico è un segmento e quindi unisce, se prende qui unisce questi due punti. Ecco qua, grafico. D'accordo? E così andando avanti, ragazzi, se prendete qua un intervallo un terzo o un quarto, sarà convinto questo punto qua un quarto, più l'altro, così. Quindi fa questa zig zag, questa curva. D'accordo? E si stringe sempre di più. Ragazzi, questa è effettivamente una curva, perché più uno è una funzione continua. D'accordo? Equivalente. Phi 2 è una funzione continua. E il punto 0 è continuo perché la norma di Phi 2 è il modulo è minore uguale di t. Il modulo di Φ2 è meno uguale di t che tende a 0 tende a 0, quindi la funzione è continua. Quindi Φ effettivamente è una curva. Andiamo a calcolare la lunghezza di questa curva. Chiaro fino adesso, ragazzi? Provate. Poligonale P di D con 2. Chi è P di D con 2? La poligonale che ha per vertici Φ di 0, Φ di un terzo, Φ di un mezzo e Φ di 1. Quindi cosa è? Φ di 1 è questo. Φ di un mezzo è questo. Φ di un terzo è questo. Quindi la poligonale che ha per vertici un terzo, un mezzo e 1 è questi due segmenti. D'accordo? Poi va direttamente in Φ di 0. Φ di 0 è 0. Con il meno questo o con questo. È chiaro cosa fate? Lasciate tutta questa parte. Quindi per esempio, Φ di 2. Questo segmento, questo che è arrivato qui, vi congiungete direttamente con l'origine. D'accordo? E così andate avanti. L'altro chi sarà? Prendete questo segmento, questo segmento, questo segmento, e poi da qui vi congiungete direttamente con l'origine. Lo lasciando che ci sta più su. Allora, la lunghezza di Φ, per definizione, che è la lunghezza di Φ? È l'estremo superiore delle lunghezze di tutte le poligonali costruite come abbiamo visto qui. Quindi sarà più grande, per definizione, di L di P di con N. D'accordo? Lo trovate?
cosa. Chi è la lunghezza di questa poligonale? Devo fare la somma delle lunghezze dei segmenti che hanno vertici consecutivi. Devo fare prima cosa la lunghezza del segmento che c'ha per vertici φ di 0 e φ di 1 su n. Ma φ di 0 quanto vale? È il vettore nullo. Quindi quando faccio la lunghezza del segmento φ di 0 e φ di 1 su n, lunghezza di questo, dai questo caso, questo è φ di 1 su n, perché 1 su n è più 1, la lunghezza di questo segmento, che non è altro che la distanza di questo punto dall'origine, è la norma di φ di 1 su n più 1. Quindi è uguale la norma di φ di 1 su n più 1 più la sommatoria sui vale tra 1 ed n della misura degli altri segmenti, quindi della distanza tra φ 1 su i meno φ 1 su i. Ritorniamo al caso di uguale di 2, avete questo segmento e poi congiungete questo segmento con questo. La distanza è cosa è data? La lunghezza della poligonale cosa è data? La lunghezza di questo segmento. Quindi la distanza di questo punto dall'origine. Più questo segmento, la lunghezza di questo segmento, più la lunghezza di quest'altro segmento. Questo è sicuramente più grande. Se io cancello questo termine ottengo una cosa più piccola. Là, questa quantità maggiore uguale di 2 grande sommatore di tutto uguale tra 1 e 0 nella norma di φ di 1 su i meno φ di 1 su i. Questa è cosa uguale, devo calcolarmi, quindi in questo caso devo calcolarmi la lunghezza di questo segmento più la lunghezza di quest'altro segmento. Che uguale a sommatore sui che vale tra 1 ed n. La lunghezza di questo segmento è cosa della radice quadrata. Devo fare prendo i due estremi, devo fare la distanza tra i due estremi. Quindi devo fare la radice quadrata. Per il quadrato la differenza delle prime componenti più quella la differenza delle seconde componenti. Le prime componenti chi sono? È 1 su i meno 1 su i di 1 al quadrato. Perché più di t vale t. Questi punti hanno la prima componente, un terzo, un mezzo e uno, queste sono le prime componenti di un punto. Li trovate? Perché più di t vale t. Più. Devo fare la differenza delle seconde componenti. Le seconde componenti sono qui dentro. Devo calcolare una volta il punto, questa quantità è il punto, prendendo H uguale a I. Devo calcolare una volta il punto 1 su I, una volta il punto 1 su I più 1. Quando faccio la sottrazione, questo termine scompare. Perché una volta la somma, una volta la sottrae. Li trovate? Questo lo metto in evidenza e resta 1 su I meno 1 su I più 1. Questo è il punto di 1 su I più 1 su I più 1. Quindi resta 1 più 2i al quadrato, 1 su i più 1 su i più 1 al quadrato. Ripeto questo punto, ragazzi. Devo fare la differenza, devo fare la distanza di questi punti. Come si chiama la distanza di questi punti? La radice quadrata del quadrato della differenza delle prime componenti più il quadrato, la differenza dei secondi componenti. Ragazzi, il punto φ con i, chi è la componente φ con i? È 1 su i, perché? Lo scritto qua. La prima componente è t. Quindi la seconda componente, la prima componente di questo, chi è? 1 su i più 1. D'accordo? Quindi fa la differenza 1 su i meno 1 su i più 1. Guardate qui. Questi due punti. Questo e questo, la prima componente di questo è chi è? Un terzo. Di questo la prima componente chi è? Un mezzo. Un mezzo per un terzo. Quello che è piaciuto. Poi fa la differenza della seconda componente e fare il quadrato.
per il secondo componente usare questa espressione con h uguale a i, d'accordo? Dobbiamo fare, questo è il punto t1 su i. Viene meno 1 alla i per 1 più 2i per 1 su i meno 2 meno meno 1 alla i per 1 più 2i 1 fratto i 1 meno 2. Questa è la differenza, questa cosa, questa quantità calcolata in 1 su i meno la stessa cosa calcolata in 1 su i più 1. Meno 2 e meno 2 se ne vanno. Cosa resta? 1 più 2i la metto in evidenza. Cosa resta qui? 1 su i meno 1 su i più 1. Non mi interessa questo fine che era tutto al quadrato, quindi questo è 1 meno 1, non mi interessa perché ne va al quadrato. Quindi viene 1 più 2i al quadrato per 1 qui più 1 fratto i più 1 al quadrato. Questo è maggiore o uguale, ragazzi. Se elimino questa quantità ottengo qualcosa che è più piccolo, che questa quantità è maggiore o uguale, maggiore di 0. Quindi somma poi ed n della radice 1 più 2 al quadrato per 1 su i più 1 su i più 1. Guarda, questo è meno, ragazzi, questa è la mia, quello è meno, quello è giusto. Che è uguale sommatore su i che vale tra 1 ed n 1 più 2i lo può fare della radice, questa cosa resta, resta i più 1 meno 1 fa 1 meno i fa 1, quindi resta portando fuori la radice 1 fratto i per i più 1. Vi trovate? Ma questo è sicuramente maggiore o uguale 1 più 2i è più grande di 1 su i. Il sommatore qui c'è uguale tra 1 ed n di 1 più i per 1 su i per 1 più i. Lo fa 4, che è minorare 1 più 2i con 1 su i, questa quantità è più grande di 1 più i, d'accordo? Semplifico e adesso sommatore su i che vale tra 1 ed n di 1 su i. Quindi cosa dobbiamo stare in conclusione, ragazzi? Che la lunghezza di phi è maggiore o uguale sommatoria su i che vale tra 1 ed n di 1 su i per ogni n appartenente a i. La lunghezza di phi è maggiore o uguale di questa somma. Trovate? La lunghezza di phi è maggiore o uguale sommatoria sui che vale tra 1 ed n di 1 su i per ogni n appartenente a n. Questo fatto implica fare prendere n a più infinito che la lunghezza di phi è maggiore o uguale sommatoria sui che vale tra 1 e più infinito di 1 su i. Ma quanto vale quella sommatoria? Quella somma? Quella è la serie armonica, la somma è più infinita. Quindi la lunghezza di phi è uguale a più infinita. Quindi quella curva ha lunghezza più infinita. Scusa, poi ragazzi, ci vediamo domani pomeriggio.